Benvenuti, è sempre Thomas Moore, 48esimo appuntamento con Pianeti Interiori, è il commento a un libro straordinario di Marsilio Ficino, che è Libri di Vita Celitus Comparanda. È un Marsilio Ficino che viene reinterpretato giustamente nella chiave di uno psicanalista prima del tempo. In realtà loro già erano analisti della psiche. E noi crediamo di essere stati noi a inventarsi questa parola, ma no, è assolutamente falso, non è vero. Psicologia è una parola greca, tra l'altro, vuol dire discorso su anima, quindi discorso sulla nostra profondità. Allora, qui ci stiamo occupando adesso della follia. La follia come forma di conoscenza, di sapienza altissima, che supera di gran lunga quella razionale, che è quella che ci permette di orizzontarci nel mondo, ma questo tipo di follia va ben oltre. Perché? Perché consente di conoscere e di aggregare le nostre parti interiori. Noi abbiamo tante sfaccettature nella nostra complessità, abbiamo tante personalità che sono tra di loro divise. Ecco, la follia aiuta ad unificarle. In questo caso la prima forma di follia è la follia poetica, che è la follia della tenerezza e della dolcezza. Per quale motivo? Perché attraverso questa follia le parti che noi abbiamo dimenticato di noi, tutte divise, e i contenuti profondi che erano sommersi da contenuti psichici più a contatto con la ragione, vuol dire la nostra parte più importante, più significativa, quella parte emerge, ma emerge separata. Ma proprio la follia poetica è quella che la unifica, la intreccia insieme e la rende una e la porta verso la ragione. Questa è la follia, la prima delle follie, perché vedete, le follie sono quattro. Io sono in questo momento a Villa Borghese, a Roma, quindi rumori, bambini, è ovvio. Io sto prendendo un tè, è anche l'ora giusta. Allora, è sempre l'ora giusta, in realtà, per prendersi una pausa, soprattutto quando si tratta di una pausa con questo tipo di volumi, che vi assicuro arricchiscono moltissimo la nostra interiorità. Allora, abbiamo parlato di... C'è una bambina che sta giocando, si sente benissimo, è ovvio, vabbè, e d'altro canto questo è un posto ideale per giocare. Allora, abbiamo visto questo tipo di follia, che è appunto quella poetica, ma è solo la prima. C'è un secondo gradino, siamo sempre nell'ambito di cercare di tirar fuori, di far emergere i contenuti profondi, quelli che sono, normalmente noi non arriviamo mai. La follia consente di far emergere questi contenuti profondi e di raggrumare e di unificare tutte le varie componenti, unificarle, le nostre componenti. Abbiamo visto che il primo cemento, in qualche modo, nel rispetto delle loro peculiarità, lo dà la follia poetica. Arriviamo a quella profetica. La profetica è un ulteriore passo in avanti. È un ulteriore passo in avanti perché? Perché le componenti di anima sono messe all'interno, ma e vanno verso la mente, cioè la nostra ratio, che a questo punto le guida, ma a questo punto c'è un ulteriore passo in avanti. La mente unifica, ma grazie alla follia profetica, grazie a questo passo ulteriore, prima le unifica verso la mente e poi permette di superare la mente. Andiamo, sfondiamo la parte della nostra ragione, ratio, e si entra in un altro obiettivo. Quando questo accade, ecco che anima, che è stata unificata, che è stata, si è rapportata alla mente, la mente la tiene salda insieme, e quando supera anche questo elemento, ecco che diventa profezia. L'anima a questo punto diventa profetica. Sentiamo cosa dice direttamente Marsilio Ficino. Io ricordo che Thomas Moore commenta il testo di Ficino. Sentite. Infatti, quando l'anima sale in unità al di sopra della mente, prevede il futuro. Questo è, lo ripeto, infatti quando l'anima, è Massimo Ficino che sta parlando direttamente a voi attraverso di me, infatti quando l'anima sale in unità al di sopra della mente, prevede il futuro. E tra l'altro vi dico una cosa, Christeller, che è uno storico della filosofia e non solo, ha raccolto alcuni fatti storici, dice Thomas Moore, che la dicono lunga. Egli nota che Ficino era stato particolarmente colpito dai poteri profetici della madre, la quale, per esempio,
aveva previsto una morte e un incidente fra i propri parenti. Ficino stesso era seriamente ammalato quando una volta gli fu annunciata in sogno la sua guarigione. Vedete? 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 Qual è il punto? Che lui aveva toccato con mano, e infatti è così importante. Ora, la funzione unificante della profezia è quella di tirare fuori la nostra coscienza dall'opprimente moltiplicità delle singole azioni e situazioni. Insomma, quando via via unifichiamo, andiamo alla mente, poi dopo la mente superiamo la mente della ragione, ecco che a questo punto noi possiamo vedere con anima, possiamo vedere il futuro. E poi lo vedremo naturalmente nelle prossime trasmissioni, mica tutto insieme. Andiamo avanti, però guardate, su questo testo sicuramente staremo sulle 100 trasmissioni alla fine, ma le merita tutte. Come feci, vi ricordate, per alcuni casi con Luisa Colli, come feci poi con Luisa Colli e la morte degli addii, come feci con la luce oltre la porta di Carla Stroppa, che sono i casi più eclatanti. Lì abbiamo, siamo con di Luisa Colli 150 volte, di Carla Stroppa un'ottantina e qui saremo un centinaio, ma perché sono convinto in tutta buona fede che questo libro può essere di grandissimo aiuto. E vi rammento che non bisogna andarla a comprare, si deve ordinare soprattutto in biblioteca. Certo, chi vuole lo compra. Andate in biblioteca, le biblioteche che siano dello Stato, provinciali, comunali, insomma biblioteche statali, hanno il dovere di comprare i libri che voi andate a chiedere qualora non ce l'avessero. Mi sembra molto chiaro. Allora, Elena Roma, la nostra regista, Elena Paraferri, responsabile segreteria, l'operatore Marco Trombetta e il nostro fonico Antonello Moretti.